rispetto al passaggio tra università e mondo del lavoro e il rapporto appunto tra gli enti di ricerca, le università e aziende o comunque territorio, su cosa si sta lavorando? Quali sono le prospettive? Io credo che ci siano due elementi sui quali bisogna lavorare. Uno è il tema dell'orientamento in uscita, quindi connettere l'università con il mondo del lavoro, anticipando per quanto è possibile questo passaggio. C'è una qualche forma di dicotomia, nel senso che non c'è nessun tipo di legame tra le opportunità di lavoro e le scelte degli studenti. Il secondo punto è una maggiore connessione tra università, enti di ricerca e aziende. Rispetto sempre al discorso dell'inserimento, bisogna anche guardare la realtà dei fatti. In tanti, una volta passati al mondo del lavoro, incontrano una realtà di aziende che sostanzialmente utilizzano il discorso del tirocinio, dello stage, come un limbo da cui non si riesce mai ad uscire. Che cosa consigli ad un giovane che, avendoci provato tante volte, decide di andarsene all'estero? Beh, io sono uno di quelli che è favorevole alla mobilità, soprattutto tra i giovani. Credo che adesso il mondo del lavoro non possa più essere né un mondo regionale né un mondo nazionale. La dimensione deve essere almeno europea. Credo che questo sia l'indirizzo, che non significa fare l'immigrato, l'emigrato, significa avere una dimensione diversa. In fondo l'Europa non deve stare solo nelle parole, ma deve stare anche nei fatti. Se pensiamo a quanto è stato utile un progetto come Erasmus dal punto di vista della formazione e com'è il vero progetto di maggior successo dell'Europa. Molte delle difficoltà che noi oggi abbiamo sul piano economico nell'Europa e sulla moneta unica sono forse state determinate da una mancanza di progetto analogo a Erasmus. Erasmus nasce dal basso, nasce con una moneta che è quella della formazione, che si chiamano European Credit Transfer System, che è indubbiamente un modello a cui bisognerebbe fare riferimento anche negli altri settori.